Ben approdati nuovamente sul mio canale per un video molto molto particolare, almeno spero. È venuta questa idea, iniziando a sistemare un po' la mia makeup collection, a breve arriverà anche un decluttering un po' generalizzato perché sto rinnovando tutta la postazione. Quindi ho deciso di fare questo video, il cui titolo ancora esattamente non so se sarà quello che ho scelto al momento, ma una cosa tipo vi odio ma vi tengo per collezione barra packaging. Quindi tutti quei prodotti che mi ritrovo a non utilizzare, che non sono poi così tanto nelle mie corde, quantomeno nel quotidiano, o che magari non performano bene, o comunque che non uso, ma tengo e non riesco a disfarmene per il packaging o per collezione. Uffa, quindi. Per cui andiamo a vedere perché purtroppo sono tanti. C'è questa bella bustona di Sephora, piena. E vediamo cosa contiene. Allora, il primo che vado a tirare fuori è questo qua, che è il Mattifying Setting Spray della Too Faced, della linea Peach. Che succede? Questo fissante non è affatto male. A me piace anche questo profumo di pesca artificiale. Il problema è che non mi piace l'erogazione, quindi lo vado a usare una volta su 10 rispetto ad altri che hanno un nebulizzatore sottilissimo. Questo c'ha proprio, c'ha l'idrante, vedete, cioè si vede pure in camera, capito? Lascia tutte le gocce, non so se le potete notare, cioè te lascia proprio lo spruzzo. Potrei svitarlo e svuotarlo ad esempio in uno dei contenitori vuoti che hanno un'ottima nebulizzazione, come per esempio quello di Kat Von D, ma mi piace il packaging, cioè mi dispiace svuotarlo, mi dispiace disassemblarlo, capite? E quindi lo tengo qua e sta là sulla postazione e basta. Mi dovrò decidere a svuotarlo nel contenitore dello spray di Kat Von D, che ormai ci sono rimasti 4 spruzzi e è finito, così almeno lo uso, perché sennò così è un peccato. Quindi che ne so, mettiamolo qua da sto lato, vediamo cosa accadrà. Altra cosa, questa che io tengo semplicemente per collezione, perché la collezione in questione è quella dedicata a Mariah Carey, della cui discografia totale io amo follemente solo una canzone e basta, che è quella natalizia. Quanto mi piace, quella è la canzone natalizia per eccellenza per me. Quando arriva il Natale comincio a sentirla a randello. E mi piaceva troppo il packaging, ma proprio troppo troppo, cioè glitter totale. Ma io, gente, non lo so voi, non mi trovo minimamente con le cialde di MAC, quantomeno queste, non lo so perché. Io utilizzo con una discreta soddisfazione solamente i Dazzle Shadow e i pigmenti li amo follemente, va bene, ma purtroppo gli ombretti, cioè a me non mi riescono a performare. Guarda questo che texture, cioè tutta granulosa. Questo, vabbè, secondo me è un topper pieno di brillantame, però questo qui, che è, cioè non c'ha tantissima pigmentazione, sto top qua, ora non mi ricordo neanche il nome, cioè guardate, non scrivono, ma che ne so, ma non mi scrivono solo a me? Anche questo, e questi sono gli swatch, cioè questo e questo qui, guardate qua, questa mi finisce nei boccetti dell'anno, gente. Cioè, questo fa proprio macchia. Non lo so, ci ho provato tante volte ad usarla, ma niente. Però non riesco a disfarmene perché per collezione me la tengo pure la scatolina, guardate. Pure la scatolina. E questa rimane qui e questa sarà inutilizzata, o quantomeno
proveremo a dare un senso a qualcuno degli ombretti. Altro invece cataclisma che alberga nella mia makeup collection sono queste, che sono anche andate fuori produzione, ma siccome le ho tutte, cioè tutte quelle che sono uscite le ho, e ci ho messo anche un po' a collezionarle tutte quante, e non riesco a disfarmene, perché le ho tutte, cioè la collezione completa non ce la faccio. Cioè non è che non le uso perché non sono buone. Allora, fermi tutti, non sono il top del top, però sono discrete, insomma, ci si può tirare fuori dei look, cioè sono utilizzabili quantomeno nel quotidiano, c'è modo di farle funzionare, però non le vado mai ad usare. Perché? Perché ho altre palette che mi piacciono di più, che performano meglio, che non ci devo stare a litigare con determinati ombretti che si sfumano da Dio, tipo vedi quelle di Anastasia Beverly Hills, e quindi queste non le vado a prendere mai. Ma buoni propositi del 2019, ecco, in questo video buoni propositi del 2019, cercare di andare ad utilizzare un po' di questi prodottini e quindi anche le povere palette di Essence. Questa per esempio qual è? L'About Vintage, cioè i colori poi scrivono pure, perché insomma vedete non è che non scrivono, non come quella di MAC, cioè scrivono, sono più pigmentati questi, perché vabbè, andiamo oltre, se no qua ci rimaniamo secchi morti. Allora questi sono bellissimi, io volevo collezionarli addirittura tutti questi prodotti di I Love Makeup o I Hate Makeup, quello che è. Questo è il blush, Triple Baked Blusher Bursting with Love, che è anche carino come blush, c'è anche la parte illuminante, sia blush che illuminante, poi se la prendi qua lo puoi usare come blush, insomma è versatile, è bellino, però non mi trovo mai ad utilizzarlo, cioè li tengo lì esposti e lì stanno. Questo qualche volta l'ho anche usato, questo mai, questo non l'ho mai utilizzato, ed è anche bello come illuminante, cioè no, forse un paio di volte, ecco un paio di volte sì, un paio di volte l'ho utilizzato. Ci volevo fare pure un total look con questo, dovrò girare il video, così magari mi viene voglia di usarli, perché pure questi devo cominciare ad utilizzarli, quindi questi voglio mettermi davanti, perché comunque il prodotto questo è buono, almeno non come la palette dei MAC, che si è capito che mi ha fatto incazzare tantissimo quella palette. No, comunque andando avanti, ecco, questi sono due prodotti di Physician Formula, anche questi non le vado a usare mai. Allora questo qui ho usato tutto insieme, ecco questo è il colore, più che altro è una sorta di terra cipria luminosa un po' calda, vedete non è che è proprio una terra che si può utilizzare per il contouring o per il bronzing, e ma sono dimenticata lì, però il packaging è bellissimo. Di qua anche il pennello, totalmente inutilizzabile, con le setole proprio che sembrano quelle della scopa di Saggina, però è carinissima e quindi ma tengo lì, però tocca che cominci a usare queste cose. Lo stesso anche questo che è sempre un bronzer, sotto c'ha carinissimo sempre il pennello, assolutamente inutile, con lo specchio, anche questo è anche molto molto chiaro, è più una cosa proprio che va a illuminare, a dare un po' di calore all'incarnato, rimane lì, però siccome ha questo bellissimo pack che mi piace un sacco, non riesco a liberarmene, e allora se non riesco a liberarmi del pack, che io almeno li vada ad utilizzare un pochino. Poi altra croce, delizia, questa bellissima palettina di Marc Jacobs, che anche quest'anno Sephora ci ripropone in saldi. Io amo follemente i pack di Marc Jacobs perché sono bellissimi. Eccola qua, qua c'è la plastichina, questi sono i colori dei viola e poi c'è questo grigino che pure non è niente male,
Poi vabbè, Marc Jacobs che ve lo dico a fare, c'ha delle polveri che sono fantastiche, bellissime. Cioè, però non lo so, il modo in cui sono stati abbinati questi tre colori non me la fa andare ad utilizzare. Che poi presi singolarmente sono anche belli, sono anche colori che mi piacciono, abbinati con altre cose, cioè con un'altra paletta a supporto. E questo è quello che vorrei fare, perché anche questa me la tengo per collection. Mamma mia, questa bustina quanto è zozza. Colore. Poi, cos'altro vi abbiamo? Poi c'ho dei geek ancora peggio. Questa palette di Givenchy, che è molto molto bella, ma i colori non scrivono una ceppa. Non scrivono, quindi io non la vado mai ad usare. Cioè, ma che è? Cioè, sarebbe questo, capite? Sarebbe questo? Questo è il risultato del grigio antracite. Però è bella. Il packaging mi piace, così extra lusso, e quindi non riesco a darla via. Idem con Fatate, queste tre tinte di Wycon, sempre per collezione, perché era una limited, perché tutti gli scatolini sono decorati. Ne ho prese tre così. I colori sono anche belli, ma praticamente dopo i primi 35 in poi di nuance che sono uscite, le tinte labbra di Wycon hanno fatto questo. Un picco a precipizio verso il basso di qualità, proprio totale. Io veramente non ne ho più comprate dopo queste, che sono troppo liquide, disomogenee, non durano. Non le ho più comprate, queste io non le utilizzo, ma le tengo lì in esposizione per le scatoline. Devo invece trovare il modo di dargli un senso. Poi, questi due sono fantastici. La Splash, odio le tinte La Splash tantissimo, perché seccano a morte, che te levano proprio la vita, non si stendono bene e se ne vanno via a pezzi. Queste due le ho prese per il pack. Queste sono quelle dell'edizione limitata di Halloween, che solitamente fanno tutti gli anni. Sono bellissime, sono bellissimi anche i colori, maledizione al demonio, ma non si possono portare. Però me le tengo perché il pack è meraviglioso. Non le uso, stanno là perché mi piace il packaging. Poi questi due rossetti, sempre di Marc Jacobs, che secondo me fa dei pack stupendi, sono due nuance che io non porto, perché sono due colori proprio neon. Cioè, questo fucsia mi trovo a portare pochissimo, cioè queste mai messe, e questo rosso aranciato, che sono anche belli come colori, ma vado a prendere altro io solitamente, però mi piace troppo il pack, quanto è figo, e non me ne riesco a liberare. E allora, se non me ne riesco a liberare e le voglio tenere per forza, che almeno io le metta in uso, perché questi non sono prodotti che performano male, sono bei rossetti, quindi usiamoli. Fabiana Lizzi, cominciamo ad usarli. Un conto è le cose che sono terribili, tipo queste due sono terribili, non si possono usare. La palette di MAC, idem. Le tinte di Wycon, tanto e tanto volendo, queste ci posso pure riprovare. Ma tutti gli altri, no, aspettate, pure la palette di Givenchy, questa terribile, finirà in boccia del 2018. Ma tutti gli altri sono prodotti che posso utilizzare. Quindi, damosene svegliata. Andiamo avanti, e poi c'ho una chicca proprio, che questa è solo da pazza psicopatica. Comunque, questo rossetto è la imitazione sempre della collezione di Mariah Carey, che io non ero riuscita a trovarne nessuno dei rossetti disponibili. Volevo assolutamente il pack, l'ho preso su AliExpress, ma non userò mai questo rossetto, perché uno
puzza di pongo. Il colore non è neanche brutto, però te giuro che io non me la sento proprio di metterlo. L'ho preso per il pack, lo tengo lì per il pack. Che senso ha? Che poi vedremo, perché chissà che cosa accadrà al decluttering, durante il decluttering a tutto ciò c'è un frusame, insomma. Adesso queste sono queste cose che io tengo per il futile motivo del pack, della collezione o del fatto che magari voglio provare a dargli giustizia usandole. Poi chissà, al decluttering ribaltoni, insomma. Stay tuned. Poi andiamo avanti. Un altro prodotto che io amo, amo alla follia per il pack, bellissimo, è questo blush in crema di Urban Decay. Allora, io già fondamentalmente non amo molto i blush in crema. Questo non è un cream to powder, è proprio totalmente cream, punto. Il colore è stupendo perché è bellissimo come colore. Non vi fate spaventare adesso perché adeguatamente sfumato è proprio botta di salute e di vita, risuscito. Questo Lazzaro lo chiamiamo. Però, non amando io i blush in crema, raramente lo vado a prendere. Solo che, essendo l'unico blush in crema che ho, voglio provare a metterlo in uso, magari. Magari in un prossimo aggiornamento PSP ce lo introduciamo. Vediamo. Il pack mi piace da morì, quindi me lo vorrei tenere. Altro prodotto che tengo perché mi piace il pack, ma soprattutto mi piace la cialda. Cioè, la cialda è bellissima, c'ha dei riflessi che, santo Dio, guardate qui. Peccato che lo stesso lavoro non lo faccia quando lo stendi sul viso. Che questo blush Forello già è con lo swatch, forse. Ma poi, quando lo vai a mettere, non è blending, è blando. È blando proprio, cioè non... Non so, gente, a me piacciono gli illuminanti più power, però gli devo dare una chance a sto Forello, gliela devo dare. Quindi, povero, cerchiamo di usarlo. Però la cialda è bella, mi piace da impazzire e non riesco a separarmene. Maledizione. Altri due prodotti mai usati, e non è perché non siano performanti o non mi piacciono, perché sono dei bei gloss. Questi, le Cosmic Metals di NYX, comprati perché il pack mi piaceva da morire con questo diamante, e poi insomma nel tubetto già solo da vedere sono stupende, ma non le vado mai a prendere. Cioè, le ho messe tipo una volta l'una e basta. Non va, non va! Cerchiamo di far fare la rotazione al make-up Fabiana Rizzi nel 2019. Facciamola sta rotazione! E le tengo perché mi piace il pack e non riesco a separarmene. O almeno, o se te le tieni perché ti piace il pack, cioè parlo a me stessa, o se te le tieni perché ti piace il pack, usale o regalale. Quindi a breve vedremo cosa accadrà al decluttering. Poi questa è proprio, questa è fantastica, questa è da matti. Allora, questa è una cipria di Urban Decay. Quanto può essere bello il packaging, cioè adoro follemente. La cipria non c'è più, ma io continuo a tenerlo perché mi piace troppo il pack, da morire. Solo che no, sapete che faccio? Me lo comincio a portare dietro come specchio da borsetta. Qua magari ci metto quelle cartuccette che servono per assorbire il sebo, oppure una spugnetta, così almeno c'ha un senso. E questo uguale. Quanto è bello questo pack, tra l'altro questo l'avevo preso a New York quando ci sono stata anni fa, ed è stato il primo prodotto Urban Decay che ho comprato, ed è un eyeliner, sapre, eccolo qui. Qua c'è l'eyeliner mummificato che all'esame al carbonio 14 risulta precedente al paleolitico. Qua c'era un pennello che ora non lo so, disperso nei meandri del nulla, e qua ci sta lo specchietto. Cioè, quanto è bello questo pack. Mi sa che li faceva più belli prima i packaging Urban Decay, comunque, mi piacevano di più. Vabbè, a parte tutto ciò, più godici, comunque, col pavone così, non me ne riesco a liberare perché mi piace troppo il pack. No, questi però non ce la faccio proprio a dirli via. Almeno questi due cimeli fatemeli mantenere.
Allora, per il resto ci fermiamo qui. E questi sono tutti quanti i prodotti che io non uso o perché fanno schifo o perché non mi piacciono o perché non funzionano nei loro pack per tutta una serie di motivi, però me li tengo per collezione, per il packaging. Allora devo cercare di cominciare ad utilizzarli di più oppure trovare loro un'altra destinazione. Il video si conclude qui, sarà venuto lunghissimo perché giuro che io ho messo proprio quelli proprio a strigne, a strigne, a strigne, perché secondo me se metto a spulciare qualcosina che esce fuori ancora c'è, ed è terrificante perché io qua davanti a me ho un certo quantitativo. Quindi andrò avanti con il PSP, cercherò di introdurre mano a mano di questi prodotti, cercherò nel frattempo di ruotare di più il make-up per il 2019, già sto ponderando di più per quanto riguarda le spese, e ve lo posso assicurare, nonostante voi mi diciate, ma i tuoi haul, sono ponderati, pensa se non lo erano, oh, vabbè. E fatemi sapere se anche voi avete prodotti del genere in giacenza nella vostra makeup collection, se avete lo stesso morbo che c'ho io. E niente, spero di esservi stata utile, magari per iniziare anche voi uno smaltimento, un PSP, una revisione della vostra makeup collection, una rotazione del makeup. E ci vediamo al prossimo video. Miau miau.